Menopausa e cambio di assetto ormonale, perché incide sull'aumento del grasso addominale? Scopriamolo! Come ben sappiamo, durante la transizione menopausale abbiamo un cambio dell'assetto ormonale nella donna, nello specifico. Si ha da un lato il calo degli estrogeni ovarici circolanti. Dall'altro si assiste ad un aumento degli androgeni, come ad esempio il testosterone, o più precisamente si ha un aumento del rapporto androgeni-estrogeni. Inoltre, con la menopausa diminuiscono i livelli di globulina legante agli ormoni sessuali, ulteriore fattore che contribuisce ad un aumento degli androgeni circolanti. Gli estrogeni ovarici stimolano l'accumulo di grasso sottocutaneo nella zona glutea e femorale, mentre gli androgeni che aumentano in menopausa promuovono l'accumulo di tessuto adiposo viscerale a livello della circonferenza vitale, che oltre a aumentare il rischio cardiometabolico nella donna è anche antiestetico. Ti invito a seguire il mio canale se vuoi imparare di più sulla salute, l'alimentazione e il dimagrimento in menopausa. Parleremo di alimenti consigliati, di dimagrimento dopo la fine dell'età riproduttiva. Ti ricordo però che non esiste la bacchetta magica. Non affidarti a integratori inutili, ci sono sicuramente delle molecole che possono aiutare questo stadio della vita, non lo nascondo, però spesso vedo nel web vendere prodotti che in realtà non hanno alcuna base scientifica. Io ti dico, affidati sempre nel migliorare il tuo stile di vita, quindi migliora la tua alimentazione e muoviti di più. Molte donne, molte pazienti mi riferiscono che non sono abituate a fare attività fisica, che non l'hanno mai fatta nella loro vita. Io ti dico che non è troppo tardi per incominciare. Incomincia oggi se vuoi veramente vedere dei risultati. Un saluto dal vostro caro dottor Rezzo.